con medicina democratica, se mi è concesso, nel senso che sono anche medico veterinario, ma io credo che il problema tanto da una considerazione più generale, mi ha preceduto detto la partecipazione dei cittadini, il problema è poi capire quali sono chi rappresenta i cittadini, mi spiego, noi probabilmente abbiamo un'idea, magari in altre parti c'è un'altra idea, perché quando in regione si parla di rappresentanza, allora saltano fuori sempre i problemi di sigle e chi è, qual è la sigla più rappresentativa, e alla fin fine diciamo, le persone che vengono ascoltate sono poi diciamo, già prevedibili prima dell'inizio. No, quello che io credo in questo momento noi dobbiamo valutare, che noi stiamo vivendo una situazione diciamo difficile, diciamo così. Medicina democratica era sicuramente nata e ha avuto secondo me un grandissimo merito, anche oggi il Cimara ne accennava, di aver collegato i problemi della salute, del lavoro, della società, dell'ambiente, dei cittadini. Noi adesso ci troviamo di nuovo avremo la difficoltà di riuscire a tenere assieme tutto questo, perché la crisi economica, il degrado sociale, la perdita anche della convinzione dei diritti in tanti cittadini, fa sì che sia difficile di nuovo tenere assieme questo patrimonio, non per colpa nostra, perché la difficoltà che c'è nella società. Parlavamo prima, non è che sia un segnale né da esaltare, ma comunque da considerare. Ieri gli attivisti di Greenpeace sono stati accolti in maniera ostile dai lavoratori di Porto Tolle dicendo voi ci togliete il lavoro, il carbone pulito, eccetera, eccetera. Quindi perché questo? Io credo che noi dobbiamo inserire la vicenda che stiamo vivendo, tutte le cose che sono state raccontate, secondo me sotto un grande cappello. Noi viviamo una società neoliberista. La società neoliberista, tante volte parliamo di neoliberismo, che era di globalizzazione, WTO, finanziarizzazione dell'economia, e vediamo, abbiamo visto i risultati che ci ha portato. Ma il neoliberismo, quello vediamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Il neoliberismo che cosa significa? Significa sicuramente cercare di massimizzare il guadagno. Come si fa a massimizzare il guadagno? Riducendo il più possibile le spese, quindi destrutturando i rapporti di lavoro. Opportunamente è stata fatta, opportunamente tra virgolette, è stata fatta la legge Brenda, diminuendo le garanzie per i lavoratori. Raccontavo l'altro giorno vicino a Torino c'è una fabbrica nella quale donne immigrate fanno la selezione post raccolta dei rifiuti, ci sono circa 2-3 persone ferite al giorno, sono sempre tutte ferite nelle proprie abitazioni, e anche in questo caso anche questo argomento tiene assieme alcuni argomenti di cui abbiamo parlato prima, quello dell'immigrazione, quello dello sfruttamento del lavoro, quello della sicurezza del lavoro. E questo un'impresa che funziona, è conosciuta e riconosciuta dall'ASL, quando si fanno i controlli funziona sempre tutto bene, perché naturalmente si avvisa prima di andare a fare la visita. L'altro aspetto che il neoliberismo significa dal punto per quello che ci riguarda è l'aumento dello sfruttamento delle risorse e l'aumento dell'inquinamento, non curarsi dell'inquinamento. Tra i tanti esempi che possiamo fare possiamo, dicevo prima, pensare alla diossina. La diossina è collegata in modo chiaro, chimicamente, alle emissioni dovute a quando si fanno delle combustioni, quindi inceneritori, cementifici, acciaierie e naturalmente anche traffico automobilistico. Il fatto che laddove ci sono delle imprese che appunto tipo le acciaierie ci sia una maggiore emissione di diossina, che questa diossina finisca sul terreno e che possa passare nella catena alimentare è una nozione assolutamente risaputa. Ancora di più questo fenomeno si verifica se l'acciaieria utilizza materiale di recupero e poi non fa prima un trattamento per togliere quelle scorie di eventuali acidi e di eventuali oli sintetici che sono la matrice della diossina.
è in Piemonte, vicino a Valsusa, che intanto già ha dei problemi con la TAV, esiste una serie di strade in cui l'amministrazione di centro-sinistra della provincia di Torino ha concesso l'autorizzazione ambientale integrata a continuare a produrre per una quantità di diossina emessa che equivale circa alle emissioni di 20 o 30 inceneritori. Voi sapete già qual è il problema degli inceneritori, particolare poi a margine, sempre sulla diossina, finisco, quando si parlano di prelievi alle bocche del cammino, sulla diossina bisognerebbe fare qualche considerazione, perché ci sono dei professori dell'Università di Roma che sostengono che la diossina si forma alle combustioni oltre 400 gradi, a 1200 gradi si scinde la molecola, ma caso strano, quando i fumi si abbassano la temperatura, la trazione forte che c'è tra gli atomi di carbonio, ossigeno e cloro si riforma e quindi il prelievo alla bocca del cammino servirebbe per tranquillizzarsi sul fatto che non c'è la diossina, mentre poi sul territorio la diossina ci sarebbe lo stesso. E ancora un ultimo accenno sul fatto degli inceneritori. Guardate che la raccolta è differenziata. Se noi non impediamo la costruzione degli inceneritori, la raccolta differenziata non ci mette al riparo dagli inceneritori. Perché come succede a Brescia, hanno fatto la raccolta differenziata, come è successo a Brescia, hanno fatto la raccolta differenziata, hanno fatto l'inceneritore, una volta che è partito l'inceneritore la raccolta indifferenziata è andata giù. A Torino stanno, diciamo, in Torino, in Piemonte, in provincia di Torino, stanno diffondendo la raccolta differenziata, ma chiedono di fare due inceneritori. Per inciso ne basterebbe solo una se davvero facessero i calcoli giusti sulla raccolta differenziata. Però perché loro vogliono farne due? Perché loro sanno benissimo che nel momento in cui partono gli inceneritori della raccolta differenziata non importa più nulla. E poi, se vogliamo finire questo discorso di essere maligni fino in fondo, la raccolta differenziata potrebbe anche servire all'inceneritore, perché quando io devo alzare la temperatura o giro il manubrio della bandetta del gas, oppure ci metto dentro un po' di plastica, un po' di carta che aumenta la temperatura, se vogliamo essere maligni. E allora, visto che qui siamo in un ambiente che certe cose le recepiamo, non diciamo solo che non vogliamo una raccolta, che vogliamo una raccolta differenziata, diciamo anche che vogliamo una raccolta differenziata, riduzione del rifiuto e non vogliamo l'inceneritore. Perché se non facciamo la triade siamo fottuti lo stesso. Altri due punti e poi finisco. Ho visto che è sempre legato al neoliberismo, ho visto che nei gruppi di lavoro c'è anche l'acqua e la pubblicizzazione dell'acqua. Io all'acqua collegherei anche il cibo e l'alimentazione. Diceva giustamente Nino D'Angelo che abbiamo, come salute dobbiamo anche pensare alle persone che non hanno a sufficienza cibo. Allora, in questi ultimi, a parte che nell'ultimo anno le persone a rischio di morire di fame nel mondo sono aumentate di circa 100 milioni di persone, ma insomma questo è un dato, visto che ci siamo presi l'impegno noi tutti occidentali di diminuire quelli che rischiano di morire di fame, in due anni siamo riusciti ad aumentarli, ma insomma questo è un piccolo particolare. Allora, il problema che io vedo è anche che noi stiamo, che l'acqua è direttamente legata al cibo, perché l'agricoltura si fa con l'acqua e metà dei cereali che si producono nel mondo servono per alimentare gli animali d'allevamento che vengono mangiati solo da 1,5 miliardi di persone. Allora, noi dobbiamo unire le lotte per la pubblicizzazione dell'acqua, per le tariffe dell'acqua, perché l'acqua sia pubblica e accessibile a tutti, ma non dobbiamo dimenticare che anche il problema degli allevamenti intensivi che privano la maggior parte degli abitanti del pianeta dei cereali che a loro servirebbero per sfamarsi dovrebbe essere un nostro punto da tenere in considerazione, ricordando che adesso anche la FAO, queste sono le notizie che girano un po' sui giornali, poi vengono spedite via, anche la FAO ammette che mangiare troppa carne, come facciamo tutti i paesi occidentalizzati, non io che sono vegetariano in particolare, a margine l'alimentazione carne di 1,5 miliardi di persone sta appunto sottraendo cereali che potrebbero sfamare 9 miliardi di persone. Allora io credo che un'associazione come Medicina Democratica possa, diciamo, inserire nei suoi ragionamenti anche questo punto.
Ma sapete perché, dicevo prima, il neoliberismo e tutto questo discorso ci porta poi al neoliberismo? Perché il circuito cereali, allevamenti, carne e alimentazione per una parte della popolazione mondiale è gestito tutto dalle multinazionali. In questo momento, prima ancora che arrivino gli OGM, il 65% dei semi di mais piantato in tutto il mondo è di proprietà di 5 multinazionali. Le stesse 5 multinazionali detengono, vendono il 75% di tutti i fitofarmaci che servono per fare questi cereali. Tutto questo giro, quindi, che cos'è? Sono un trasferimento di soldi che va dai cittadini alle multinazionali. Con gli OGM questo sarà ancora esasperato. C'è un professore inglese che lo ha spiegato in tutto il mondo, ma purtroppo è poco ascoltato. Chiudo sul Servizio Sanitario Nazionale e anche qui il neoliberismo. Diceva giustamente prima Nino D'Angelo che appunto sulla mobilità si contano, si contabilizza nelle spese delle ASL la mobilità come una spesa, no? L'ASL in cui i cittadini vanno a farsi curare in un'altra regione deve pagare la regione in cui i cittadini vanno. Ebbene, in Piemonte, ma credo in altre, anche la Lombardia, in questo stato la prima, credo che abbia questo merito. In Piemonte, quando si hanno presentato il progetto per la città della salute di Torino, uno dei punti forza del progetto, sapete qual era? Quello di fare anche nella città della salute si potevano anche fare degli alberghi, ma per chi? Ma per i parenti delle persone che sarebbero arrivate a Torino a farsi curare da tutta Italia, perché creando un punto di eccellenza noi attiravamo clienti alla sanità del Piemonte. Allora, appunto l'idea che naturalmente è gestito dal privato, allora l'idea di nuovo che invece di fare un servizio pubblico si pensi di fare un servizio che comunque ha un occhio di riguardo per il privato, io credo che sia uno degli argomenti che appunto che ci portano di nuovo al problema dell'affrontare comunque la radice di tutto questo, ovvero un sistema che privilegia il pubblico, il privato rispetto al pubblico. Un ultimo punto, sempre sulla sanità, che lo do alla vostra riflessione. Anche questa spinta continua che c'è alla crescita della tecnologia nella medicina. Qui è stato detto prima, la soluzione è una sola, e in ogni volta che si parla di medicina e di sanità, si sa che la soluzione è quella della prevenzione, che significa lavorare sul territorio, significa fare una sanità che si basi sulla prevenzione e sull'uso effettivo dei presidi che servono. Invece la tecnicizzazione fa esattamente il percorso opposto, ovvero si esaspera il concetto del prodotto tecnico che risolve il problema. Il prodotto tecnico è il farmaco di ultima generazione, diceva prima il compagno Nesci della Liguria, che sembra ci siano dei farmaci per curare il cancro, ci sono arrivati alla cifra di 6.000 euro di costo. Ci sono delle terapie tecnologiche che sono sempre a rincorrere, perché se io baso un intervento sullo strumento tecnico, è chiaro che chi produce lo strumento tecnico ha tutto l'interesse a cambiarlo ogni 3 o 4 anni e dirmi lo strumento di 3 anni fa è obsoleto, bisogna prenderne uno nuovo. E allora questo è un tavolo che è inserito nella spesa della medicina, e come si diceva prima, questo tavolo qui è quello che fa sì che si devino, invece di utilizzare i soldi per fare veramente salute per tutti i cittadini, a partire dalla prevenzione, ma anche creando un servizio sanitario che serva per tutti, invece cosa si fa? Si devono i soldi per queste strutture tecnologiche e poi per fare gli interventi che servirebbero o per rispondere alle richieste, si diceva prima, per una carrozzella, per quelle cose che servono per una cura dei denti, per le persone. Noi in Italia non abbiamo un servizio sanitario che curi, secondo la regione, almeno in Piemonte così, che faccia le cure dentali. Ecco, invece di fare davvero un servizio per i cittadini, si fa un servizio che si dice che è per i cittadini. Noi abbiamo ancora una
sanità che è generalista e generica, però è generale, però che cosa succede? Abbiamo messo dentro un tavolo che progressivamente assieme alla digitalizzazione si sta portando la nostra sanità piano piano verso, verso quella degli Stati Uniti. Certo, noi non abbiamo ancora le cliniche private, perché non c'è ancora una capacità nella società di sostenere solo cliniche private, ma i privati che cosa stanno facendo? Stanno prendendosi pezzi della sanità e drenano risorse pubbliche, appunto, togliendole da un intervento che invece dovrebbe servire per tutti. Quindi io credo che il lavoro per tutti ne abbiamo, ripeto, io spero che la forza di tutti noi sia quella di continuare sulla strada che è stata iniziata tanti anni fa con la medicina democratica. Grazie.